Non sono un hater di LeBron. Penso seriamente che il discorso GOAT del basket moderno sia tra lui ed MJ, ma adoro terribilmente le belle storie. Mi dispiace, lo dico chiaramente, di non aver potuto vedere una serie alla pari. Una serie con tutti i giocatori al 100%, Chris Paul compreso. Molte volte il karma torna sempre, chiedetelo ai Golden State Warriors. E torna soprattutto quando dichiari che la tempesta sta arrivando e che siamo pronti per il back-to-back. Soprattutto quando ridi dei tuoi avversari o ostenti onnipotenza e poi ti ritrovi nella decisiva gara 6 senza il tuo miglior compagno e sotto di 30 a metà gara contro i Suns col miglior giocatore infortunato. I Lakers, fino alla trade deadline, erano una squadra dominante, parliamoci chiaro. Dalla deadline in poi sono finiti allo sbando e la colpa è di una gestione del roster tipica delle squadre dove LeBron è il padre padrone. Giocatori imbarcati come salvatori della patria prima dell'inizio della stagione e provati ad inserire in ogni trade possibile a febbraio. Per arrivare poi a chi? A Lowry? A Drummond? Giocatori strapagati in confronto al reale valore come KCP e Kuzma. Giocatori pompati in pre-season come fossero fenomeni e poi abbandonati in corso d'opera come tale Norton Tucker. Nel primo anno ai Lakers ci fu la stessa identica situazione e quando lo Young Core capì di non contare nulla, la stagione andò in vacca per mano dello stesso LeBron James. Nel 2018 poi capitò esattamente la stessa cosa a Cleveland, con un caos nella deadline ed un roster stravolto e la decisione anche in quel caso, che se ne dica, fu di LeBron. Ma come detto, il karma spesso torna ed uno di quelli che in quel 2018 fu cestinato dal re ha avuto oggi la sua crudele ed epica vendetta. Jay Crowder faceva parte di quei Cavs, in netta e palese difficoltà, prima che un fenomenale e meno vecchio re li trascinasse a spallate verso le finals in quella che a tutti gli effetti può essere considerata la run playoff migliore di sempre da parte di un singolo atleta. Crowder, ieri, era pedina fondamentale del miracolo Miami Heat ed oggi è una delle chiavi dei successi dei Phoenix Suns. Uno dei due veterani chiamati ad alzare il livello e la mentalità di un roster giovane ed inesperto, ma pieno zeppo di talento. Oggi ha chiuso la serie con una salsa, un'espulsione ed uno scatto verso gli spogliatoi, togliendosi più di qualche sassolino dalle scarpe. Sassolini che aveva lì da quel 2018 e che in ogni serie giocata contro il re non ha mai mancato di tirar fuori ed esternare stuzzicando tutti a parole e manate. E poi ci sono loro due, Devin Booker e DeAndre Ayton. Il primo, baciato da un talento unico nel panorama NBA, un'eleganza abbacinante ed una capacità di segnare d'élite. Il secondo, marchiato troppo presto come mollo, per poi risultare determinato e tosto come pochi. LeBron, che sarà uno sborone ma che stupido non è, è stato il primo a complimentarsi con Booker regalando la maglia autografata, ma sono certo che dentro di sé non vedrà l'ora di tornare contro Phoenix e stampargliene 40 in faccia, nonostante l'età. Ma i veri vincitori della serie sono due. Il primo è Monty Williams, che ha saputo avallare le scelte giuste, ha saputo convincere quello che ad oggi è il miglior giocatore sulla piazza in termini di leadership e crescita dei giovani, ovvero CP3, a sposare una causa che nessun'altra stella NBA avrebbe mai sposato. Monty Williams è ad oggi il più giovane head coach a sedersi su una panchina NBA e lo fece, a 38 anni, ai New Orleans Hornets nel 2010. E chi c'era in quegli Hornets? Proprio Chris Paul. In quella stagione, nei playoff, il primo turno recitò Hornets 2, Lakers 4. Fu la prima ed unica serie di playoff disputata da Monty Williams in carriera, almeno fino ad oggi. Dopo 11 anni di attesa, il risultato si inverte, ma i protagonisti no. Williams e Chris Paul vincono coi Lakers per 4-2 ed il cerchio si chiude. La prima grande storia. La seconda grande, grandissima storia è proprio quella di Chris Paul, un giocatore che fino a due anni fa era etichettato come troppo vecchio per il suo contratto, come bollito addirittura. Ed ora riesce ad essere protagonista nonostante l'ennesimo sfortunatissimo infortunio in carriera nei playoff.
Ma questa volta è diverso. Questa volta c'è una squadra che non dipende da lui come lo erano i Clippers e in parte i Rockets, ma che lotta per lui. La sua più grande vittoria è stata quella di far crescere ed evolvere tutti i giovani che ha attorno, inculcando una mentalità vincente in loro. Ed è il motivo per cui, nonostante il suo infortunio, la squadra ha sempre giocato bene e non ha mai smesso di crederci. Il degno finale di tutto ciò sarebbe l'anello. Un anello conquistato col sudore della fronte, un anello alla Dirk Nowitzki, un anello conquistato senza svendersi al miglior offerente, ma credendo sempre in se stessi e nelle caratteristiche dei propri compagni di squadra, si chiamino essi Kevin Durant o Kyrie Irving o si chiamino Yvonne Carter o Cameron Payne. La sua decisione pare abbastanza ufficiale, di rifiutare la ricchissima player option per puntare ad un triennale da 100 milioni, conferma tutto ciò che ho appena detto. Chris Paul non si svende al minimo per un pezzo d'argenteria, ma finché ne avrà forza, lotterà per conquistarselo. Ad maiora, il Franz.